quanto la maggior parte di voi si è già pacificamente distesa sotto gli ombrelloni, anche agosto dice la sua in termini di uscite. Non sono tantissimi i titoli in arrivo sugli scaffali in questo mese, ma tra di essi si nascondono comunque diversi nomi degni di nota. Si comincia il 4 agosto con Castlevania Harmony of Despair, esclusiva Xbox Live Arcade, caratterizzato da grafica bidimensionale, una cooperativa per 6 giocatori ed un gameplay ispirato ai classici del brand, che ne fa un acquisto decisamente interessante per tutti i fan. 1200 Microsoft Points, l'esborso necessario per portarselo a casa. Si continua il 13 agosto con l'arrivo su PC di Victoria 2, strategico in tempo reale ad opera dei Paradox Studios, tutto dedicato all'epoca vittoriana. Il 18 agosto vedrà il ritorno di una delle più grandi icone del videogioco. L'archeologa Lara Croft tornerà ad esplorare antiche tombe, questa volta con visuale isometrica e solo in digital delivery. Lara Croft e il Guardiano della Luce, sviluppato dagli stessi Crystal Dynamics che si sono presi cura del brand nelle ultime 3 iterazioni, sarà disponibile inizialmente solo su Xbox Live Arcade, per poi approdare su PlayStation 3 e PC a settembre. Un fottuto volo infinito, eh? Il 20 agosto vedrà il ritorno della coppia di criminali più sballata dell'universo videoludico, che nel Lynch torneranno a seminare il caos, questa volta tra le strade di una Shanghai inquadrata con una virtuosa telecamera a mano. Una campagna singolo giocatore cinematografica ed un multiplayer interessante fanno ben sperare per il nuovo lavoro di EA Interactive. Il 27 agosto è la data fissata per il rilascio di Mafia 2 su PC, PlayStation 3 ed Xbox 360. 2K Check ci porterà per le strade di Empire Bay per narrarci l'ascesa di Vito Scaletta, che da picciotto si ritroverà alla pari con i pezzi grossi della Cosa Nostra americana. Free roaming ed un'intensa storia si incrosceranno in questo promettente seguito. Il suo nuovo amico, Vito Scaletta.